Amici di Neve Italia, sempre live dalla Fiera Ski Pass Modena, siamo con una simpaticissima atleta, Trentina Doc, Melania Corradini, medaglia d'argento alle Paralimpiadi di Vancouver 2010, giusto? Giustissimo. E che fa parte del Samsung Galaxy Team per Sochi 2014, assieme ad altri grandi protagonisti come Zögler, che sarà il portabandiera a Sochi, come Omar Visintin, ne sentirete parlare, Border Cross, e Arianna Fontana ed altri protagonisti. Allora, intanto partiamo dalla tua stagione che inizierà a dicembre, giusto Melania? Esatto, io ho avuto un infortunio a marzo e quindi... Se non hai infortuni non sei contento. E purtroppo la mia stagione sarebbe dovuta iniziare ad agosto con i miei compagni di squadra in Nuova Zelanda e in Australia con la Coppa del Mondo, però io purtroppo non ho potuto partecipare, ho preferito allenarmi qua in Italia e quindi comincerà a dicembre. Al momento a che punto siamo con la preparazione? Al momento bene, cioè io mi sento bene, sto bene, ho un nuovo allenatore che è Valerio. Ne parliamo, E cioè l'abbiamo noi e tutta la squadra, io e tutta la squadra comunque mi ha aiutato molto in questa preparazione e quindi al momento sta filando tutto bene, speriamo che continui così. Senti, ma com'è essere allenati insomma da Valerio, che ha portato una certa Isolde Costner a vincere due Coppe del Mondo di specialità in discesa libera? Beh, è molto bello, io credo che sia una gran persona e adesso è poco che ci alleniamo insieme. Comunque io ho potuto capire che è una persona che non parla tantissimo, ti dice poche cose anche nei gesti che devi fare proprio sugli sci, però quelle poche cose che ti dice sono fondamentali, quindi si nota tanto la differenza tra lui. Cioè, io sono sempre stata allenata a casa da un allenatore che è molto bravo, però magari noto un po' di differenza sulla velocità rispetto agli altri allenatori, che agli altri allenatori magari manca un po' rispetto a me. Ecco, tu hai una medaglia da difendere, no? alle Paralimpiadi di Sochi e che specialità farai? Beh, adesso attualmente mi sto allenando tanto in gigante e super G, poi farò la discesa e più avanti vedremo per lo slalom un attimo, capiremo se solo per la combinata, per la super combinata oppure proprio anche come specialità. Allora, cambiamo un attimo discorso e parliamo del tuo rapporto con la tecnologia, com'è? Vabbè, visto io... anche chi ti sponsorizza? No, io sono super attiva, no, per quello... Cioè, la tecnologia a me piace, ovvio che è un po' complicata, no? A volte, quindi adesso mi impegnerò e almeno ho qualcosa da fare durante il pomeriggio quando non si sa cosa fare nei momenti morti. Ma con i social network tu sei attiva? Sì, no, assolutamente, tutti quanti, io non ho problemi, sono aperta a tutti i social network. Poi ovviamente non è che c'è ogni giorno pubblichi qualcosa, cioè cerco di pubblicare abbastanza cose serie, non cavolate, quello sì. Tieni aggiornati i tuoi tifosi, insomma. Okay. Senti, visto che ce l'hai qui, di questo Galaxy Note 3 cosa ti piace di più? Beh, fa delle immagini molto belle, riesce a fare delle fotografie molto, molto belle, avendo comunque uno schermo grande riesci a vedere molto di più. E poi comunque è molto funzionale, secondo me, è una cosa intelligente, è quasi un computer, quindi avremo da lavorare. Perfetto, allora grazie Melania e in bocca al lupo per le Paralimpiadi, vogliamo almeno un'altra medaglia. Vedremo, quello si vedrà. Grazie. Ciao.